ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Io sono Claudia Enni e oggi ho preparato per voi una ricetta golosissima e super facile da preparare. Sto parlando delle patate Hasselback, un delizioso piatto svedese a base di patate e formaggio, originali per la loro forma a ventaglio. Perfette come contorno antipasto, queste patate sono croccanti fuori e morbide dentro, una vera prelibatezza, facile e veloce da preparare e molto amata dai bambini. Andiamo subito a vedere cosa occorre per prepararle, ma prima, sigla! Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare le patate Hasselback. Potete trovare maggiori informazioni qui giù nell'info box oppure in alto a destra sullo schermo. Per prima cosa sbucciate e lavate le patate, dopodiché tagliatele a metà nel senso della lunghezza. Praticate sulla mezza patata dei tagli che non arrivino fino in fondo, distanti tra loro massimo 2 mm. Dovrete realizzare una sorta di fisarmonica. Fate così per tutte le patate. Prendete una teglia capiente, foderatela con la carta forno e adagiate le patate tagliate con la base rivolta verso il basso. Spolverate la superficie con 2-3 cucchiai totali di formaggio grattugiato. Aggiungete un pizzico di pepe. E un filino d'olio. Aggiustate di sale e cuocete in forno preriscaldato a 200 gradi per 30 minuti. Nel frattempo preparate un mix di formaggio grattugiato, pan grattato e paprika dolce. Mescolate tutto per bene e lasciate da parte. Passati 30 minuti sfornate le patate e aggiungete il mix che avete preparato, un altro filino d'olio d'oliva e rimettete in forno sempre a 200 gradi per altri 15 minuti. A cottura ultimata spolverate con un po' d'erba cipollina e servite le patate con della crème fraîche con erba cipollina. In alternativa potete utilizzare la panna con qualche goccia di limone. Ed ecco pronte le mie golosissime patate Hasselback. Ragazzi, provatele perché sono veramente deliziose. Come avete potuto vedere sono super facili da preparare e i bambini ne vanno matti. Sono morbidissime dentro e croccantissime fuori, proprio come piacciono a noi. Veramente deliziose. Se le provate, mi raccomando, taggatemi con l'hashtag le ricette dell'amore vero, così potrò vedere tutte le vostre creazioni. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video e regalatemi tantissimi pollici in su per far crescere il mio canale se vi è piaciuta la ricetta. Mi raccomando, replicate la video ricetta e fatemi sapere. Io vi aspetto sempre su www.lericettedellamorevero.com e anche sui social, Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest. Siete sempre di più e mi piace tantissimo interagire con voi, con foto, video, chiacchiere. Mi raccomando, seguitemi anche lì. Un bacione e al prossimo video. Ciao a tutti!